Buongiorno cari Gold, buongiorno, buona domenica a tutti. Allora, vi vogliamo far vedere come è stato strutturato lo style ancora. Perché? Perché è uno style molto particolare, non è uno style che va a tempo, diciamo, in tutta la struttura. Delle volte rallenta, delle volte riprende. Abbiamo cercato di dare una botta qua e una botta là. Buongiorno Enzo, buongiorno Pierangelo, adesso vi faremo ascoltare diciamo come è strutturato lo style. Con il maggiore andiamo all'intro 3 e vi dico quando cambierò, perché le variazioni sono più lunghe, proprio perché siamo stati costretti a dare più lunghezza, però in alcune variazioni non è importante rimanere sulla variazione per poter proseguire a fare la canzone. Partiamo intro 3 e cade sull'arrangiamento A, come tutti gli style, insomma, la maggior parte. Sempre A, eh? Andiamo in B. In C. Dopo potete fare, riandare in A. Però per chi non volesse andare in A, basta fare il reintro, perciò facciamo da C. Reintro 2. Anche se incontrassi un angelo di... Anche se incontrassi un angelo di re, mi fai volare in alto quanto cambiate l'accordo naturalmente, che io non so, cioè va in re. Mi ricordo accordi in re, però avete capito la struttura com'è. Su D invece si va a compiere quello che è il solista, che fa. Se lo volete suonare, volete continuare, eccetera, eccetera. Sulla reintro 1 c'è l'altro passaggio, andiamolo ad ascoltare. Ok? E andiamo a sentire gli ending. Ending 3. Thank you.
ascoltiamo l'ending 2, che è la metà, quasi la metà, più corto comunque dell'ending 3. Andiamo a sentire l'ending 1, che è solo il pezzo finale. Di nuovo. Ok? Questo noi, ragazzi, ve lo dico con tutto il cuore, non volevamo farlo, perché c'è rimasto qui. Nel senso, voi lo volevate tanto questo style, perché l'abbiamo presentato una volta facendo una bozza dove non si sentiva così, avevate proprio dei problemi molto più grandi a livello strutturale. Poi ci abbiamo messo le mani io, Marco Bacchetta, Eddie, Marcello Colò. Abbiamo cercato, anzi, che ringrazio anche sia Marco che Marcello Colò per questo style, che insomma... ognuno che ha fatto un pezzo è riuscito comunque a dargli una specie di senso. Naturalmente, dov'è che a noi non piace? È sulla variazione A. Ecco perché io qui vado a rafforzare con il pianoforte, perché se voi sentite fa... Sentite? Questa l'abbiamo dovuta aggiungere noi, perché se tenevamo l'originale non andava bene. Non andava bene, quando cambiavate l'accordo era un macello, perciò facciamo. Ok, allora ripartiamo, sentite. Ciò l'abbiamo dovuto, è una specie di shuffle, una specie non si riesce a capire che cazzo è questa canzone. C'ha dei tempi, i tempi sulle altre variazioni l'abbiamo dovuto quadrare, anche sulla in realtà, però l'algoritmo interno è sempre legato all'originale, al pianoforte originale, perciò c'è sempre una sorta di caduta che a orecchie a me dà fastidio, una cifra proprio. Ecco perché cerco di rafforzarlo con il pianoforte sulla mano sinistra. Destra, scusate. Questo è per farvi capire quante volte noi ci troviamo in delle situazioni, negli style, dove dobbiamo cercare di apparare o magari rinunciare a fare lo style. Questo veramente noi avevamo già rinunciato da tempo. Vi ricordo che sono mesi e mesi che questo style era stato, diciamo così, proposto. Poi noi abbiamo molti altri style che sono mesi che dobbiamo fare e naturalmente li portiamo avanti. Ve ne ricordo uno, Another Brick in the Wall, che per noi è una pietra miliare per un semplice motivo. Vogliamo fare l'intro, che ragazzi mi pare che dura 101 battute, che è quella originale proprio del disco The Wall, dove ci sono le tre parti variate dell'introduzione, che veramente ci starebbe bene. Noi ci stiamo a mettere l'anima per poter fare quello style. Naturalmente poi abbiamo gli style del mese, quello, quell'altro, cerchiamo di lavorare tutto quanto, eccetera, eccetera. E con questo, buongiorno Francesco, buongiorno. E con questo io vi saluto, ragazzi, e vado a mettere i style sui vostri account e appena saranno disponibili vi manderò una mail dal sistema per avvisarvi che sono arrivati. Perciò ricordatevi, seguitelo per capire come abbiamo strutturato lo style, seguite il video che ho appena fatto per trovarvi poi nell'esecuzione di questa canzone. Ok, con questo io vi saluto, vi mando un abbraccio, come sapete è domenica, però noi non chiudiamo mai perché siamo qui per voi. Noi questa è una cosa che vi abbiamo sempre detto, anzi vi dico anche che fra poco con
Eddie, ci collegheremo per iniziare a strutturare gli style per SD7 e SD40. Cioè, ho detto, è domenica oggi, eh? Perciò noi non chiudiamo mai, mai, mai. Se avete bisogno di noi, basta che ci avvisate, ci mandate un messaggio, ci telefonate, non ci sono problemi. Non vi preoccupate, tanto io in un modo o nell'altro vi rispondo sempre. Se può capitare che c'è un attimo da fare, 5 minuti dopo, state tranquilli che vi chiamo, se mi avete chiamato. Se non lo so, come vi chiamo, mi metto a chiamare tutti, pensate, tutto a posto. Ok? Vi do un abbraccio e vi saluto sempre da Nigger Pirata e da Supporti Chietroniani. Ciao, buona giornata ragazzi.